la giornata dei porti italiani è l'occasione per parlare ovviamente dello scalo di Civitavecchia. Tanti numeri sono stati dati per quanto riguarda il focus sulla croceristica, numeri importanti. Può essere questo uno sviluppo per il nostro porto? Sì, non solo per questo porto. Oggi abbiamo sottolineato che è uno sviluppo che va a vantaggio di tutto il territorio della Tuscia e dell'Etruria, insomma del Lazio, ma direi dell'intero Lazio, perché oggi abbiamo avuto anche i rappresentanti di Gaeta, perché questo fenomeno croceristico, in realtà ovviamente Civitavecchia è il porto leader a livello europeo. Poi abbiamo anche per esempio la piccola realtà di Gaeta, che presenta anche delle offerte molto interessanti per un crocerismo un po' più di nicchia, un po' più di lusso. Comunque oggi è stata una giornata molto importante, a mio avviso non tanto per diciamo la conoscenza dei numeri, che forse delle cifre dei passeggeri sono mai note un po' a tutti, e devo dire forse la cosa molto interessante a mio avviso è stato che gli armatori di questo settore hanno voluto veramente divulgare tante notizie che non solo dei passeggeri, ma anche dei loro costi, delle loro attività, che forse non erano da tutti conosciute. Questo secondo me è stato un po' il successo di questa giornata. Gian Portelli, sono stati snocciolati tanti dati che riguardano il crocerismo che passa per il porto di Civitavecchia. La giornata del 15 maggio ci ha insegnato che i numeri sono in crescita e c'è un margine ancora per crescere in positivo. Sì, il mercato sta crescendo, come ho spiegato già. Secondo i sondaggi, secondo le previsioni, in Europa c'è una crescita prevista a circa il 3,5% all'anno fino al 2026. Allora è ovvio che una parte di quella crescita sicuramente arriverà qui a Civitavecchia. Allora, anche se quest'anno il terminal deve crescere in circa il 5% a confronto dello scorso anno, e dobbiamo ricordare che lo scorso anno la crescita dell'11% a confronto al 2017, allora sì, è un settore ancora in crescita. Bisogna attrezzarsi per questa crescita, il porto di Civitavecchia ha bisogno di cambiare qualcosa? No, certo, ma non soltanto il porto, ma tutti quelli, anche come la Roma Cruise Terminal, dobbiamo attrezzarci per essere preparati per questa crescita. Ho dato soltanto un numero. Il 15 di maggio soltanto sulle banchine hanno lavorato 2.800 persone. Allora, se quello che è avvenuto il 15 di maggio diventa una cosa più regolare, allora più opportunità di lavoro, però per avere quel numero di navi, di avere anche quella possibilità di lavoro, c'è bisogno anche di più infrastruttura e di più investimenti, questo è chiaro.